care, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi faremo uno svuota la spesa, quindi vi faccio vedere che cosa ho comprato per la settimana. Ovviamente è sempre una spesa super sana perché ormai a casa nostra abbiamo un po', diciamo, abolito le schifezze. Capita di comprare magari popcorn per quando magari viene qualcuno o delle patatine così, però in genere le teniamo sempre da parte, quindi diciamo da offrire al momento e assolutamente non le tocchiamo durante la settimana. Vabbè, a parte che a me le cose salate non attirano particolarmente, io sono più per le cose dolci. Tendo sempre a preparare qualcosa, cioè se c'è voglia di salato, magari è meglio mangiare un po' di prosciutto cotto con un cracker o del pane tostato, piuttosto che, ecco, mangiare tipo salatini. Oppure la mattina comunque mi preparo sempre dei pancake, il porridge, mangio dei muesli, l'avena, i fiocchi d'avena. Quindi diciamo cerco di comprare tutte cose che vadano bene comunque con la mia alimentazione. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Io direi di iniziare subito, vai con l'intro. Eccoci qua, allora non ho la spesa divisa, ho tutto un po' insieme, quindi non so, inizierò col farvi vedere quello che mi capita, ecco, quando metto la mano dentro la busta, vediamo cosa pesco fuori e vi faccio subito vedere. Allora, ho preso un pacco di riso basmati. Se mi seguite, se vedete i miei video, praticamente io utilizzo solo riso basmati, riso normale, no, a parte che non mi piace tanto perché i chicchi sono troppo grossi e poi ragazzi ci mette, cioè, una vita per cuocersi, quindi io prendo sempre il riso basmati che in 10 minuti è pronto. Ultimamente non so cosa mi sta prendendo, ma sto mettendo un pochino da parte il pane e sono andata letteralmente in fissa con i crackers, ma di ogni tipo ragazzi, cioè nella vecchia spesa non mi ricordo se ve l'ho fatti vedere, però ho trovato il mio marchio preferito per quanto riguarda i crackers, ovvero la Doria, e questi ultimi crackers che ho scoperto con zucca, rosmarino e semi di miglio bianco, cioè sono una cosa ragazzi troppo buona, perché praticamente si sente tantissimo il rosmarino ma allo stesso tempo si sente anche un pochino di dolce, quindi per come sono io amante dei dolci potete immaginare comunque sentire questo sapore, questo retrogusto dolciastro, cioè mi piace da impazzire. E questi li ho comprati nella vecchia spesa, ma vi consiglio di provarli. Sono dei crackers, appunto, come dicevo prima, alla zucca, eccetera, eccetera. Invece sono rimasta un po' delusa da questi qua, con spinaci e semi tostati di teff. Non sanno di spinaci, cioè in realtà, boh, non è che si senta poi così tanto. Però proprio perché ho scoperto che mi piace tanto questa marca, ho voluto provare ancora altri crackers. Questi qua però sono tipo dei mini crackers, insomma sono in un pacchettino, quindi non ci sono le buste, che sono al gusto legumi e spezie, sfoglie con ceci e curcuma. A me attirano un sacco, comunque provate se vi piacciono i crackers o se volete iniziare a mangiare magari crackers al posto ogni tanto del pane, un pacchettino di crackers, io ogni tanto lo sostituisco al pane. Provate questi della Doria perché sono troppo buoni, questi ancora li devo assaggiare, però sinceramente mi ispirano molto e sicuramente mi piaceranno come tutti gli altri. Allora, mentre io compro i miei crackers, diciamo la mia fissa del momento, dall'altra parte c'è invece chi compra i grissini. Ultimamente stiamo sempre acquistando questi perché, non lo so, assaggiando i vari grissini, secondo lui sono i più buoni, quindi continuiamo a prendere sempre questi. Ne abbiamo presi tipo circa 3 pacchi, perché noi ogni volta che andiamo a fare la spesa facciamo la scorta pensando che ci duri un bel po', invece alla fine ogni settimana ci ritroviamo a fare la spesa e siamo in 2 a mangiare, cioè non so come sia possibile. Adesso ritocca a me. Io ho preso questi muesli con cioccolato e avena. In realtà si chiamano Crusli della Quaker. Adesso ve li faccio vedere da vicino. Non so, mi ispirava tantissimo la foto e ultimamente non riesco a fare a meno di mangiare l'avena la mattina. Quindi anche se faccio i pancake, anche se mi faccio una tazza di latte o ovviamente il porridge, cerco sempre di mangiare l'avena perché, non lo so, mi sta piacendo tantissimo. Questo è il pacco di muesli che ho preso e mi ispirava un sacco dall'immagine. Poi fatemi sapere se voi l'avete provato. Io ancora non l'ho mai provato, quindi non so dirvi se sono buoni, se mi piacciono, ma sinceramente non ho molti dubbi. E niente, questo fa parte della mia collezione per la colazione. Ho ripreso poi una bottiglia d'olio perché l'avevo finita, semplicemente. Ah, mi chiedete spesso, già che sono qui in cucina, devo infatti ricaricarlo perché appunto ho finito l'olio. Mi chiedete spesso, Erika, dove hai comprato lo spruzzino? Allora, questo l'ho acquistato insieme ad una mia amica su Amazon perché c'erano in vendita 2 pezzi. Quindi noi l'abbiamo preso insieme, abbiamo fatto un pezzo per uno. Io comunque vi lascio il link, magari prendete un pezzo voi, un pezzo la mamma, un'amica, non so. Oppure ve li tenete tutte e due, a me ne serviva soltanto uno, anche a lei, quindi abbiamo ordinato insieme e poi diciamo li abbiamo divisi. Vi lascio giù nel box informazioni il link, visto che è una cosa che mi chiedete molto spesso.
Ho preso poi un pacchettino di camomilla setacciata, Bonomelli. Questo ogni tanto la sera ce la facciamo, ogni tanto perché? Perché l'alterniamo con altre tisane. Cioè, io ad esempio bevo anche tantissimo quella digestiva, dopo cena mi aiuta tantissimo a digerire. Ho un pochino la digestione lenta, lo ammetto, forse è una mia fissa che appunto mi sento sempre come se, non so, non stessi digerendo, quindi se mi faccio la tisana digestiva, non so, mi sento meglio, mi sento più sgonfia, mi aiuta tantissimo a digerire. Infatti, diciamo, le tisane che utilizziamo di più, vabbè, tutte le altre tisane, non so se già mi seguite, insomma, lo sapete, le tengo di qua in salone, nel mobile in salone, mentre quelle che utilizziamo veramente di più quasi tutte le sere, le ho messe qui dentro, visto che non utilizziamo più le capsule per il caffè, ma utilizziamo direttamente il caffè macinato perché quella macchinetta ha vari misurini sia per le capsule che per il caffè macinato e comunque ci piace di più il caffè macinato. Non stiamo più acquistando le capsule, quindi questo che era destinato, questo qua è della Maison du Monde, che era destinato per contenere le capsule, lo stiamo utilizzando per mettere le tisane. Queste qua sono appunto quelle che utilizziamo di più, ma magari ogni tanto le vado a cambiare. Comunque vi voglio consigliare una tisana digestiva. Se magari la sera ogni tanto vi brucia un pochino lo stomaco perché non riuscite a digerire, ma non è che proprio vi fa male lo stomaco, cioè io ogni tanto magari ho un pochino di bruciore come se non riesco a digerire e devo dire che a me aiuta tantissimo a, insomma, evitare di prendere medicinali perché mi fa digerire e mi aiuta molto. È la tisana digestiva della Consilia. Poi qui abbiamo due pacchi di mezze maniche della Molisana. A me piace tantissimo la pasta integrale, infatti ho della pasta integrale da consumare, è solo che piace solo a me, quindi alla fine diciamo mi ritrovo sempre a cucinare questa, però voglio iniziare, voglio riprendere a mangiare la pasta integrale perché mi piace tantissimo. Due pacchi di maccheroni e due pacchi di mezze maniche. Ho preso anche un barattolino di alici. Molto spesso faccio i fiori di zucca con le alici che ci piacciono tantissimo. L'ho anche fatto vedere, mi sembra, questa ricetta in un video. Adesso non mi ricordo quale video, in un What I Eat in a Day, quindi in un cosa mangio in un giorno. Vi ho fatto vedere come preparo i fiori di zucca con le alici. Quindi non so, andate a sbirciare tra i vari What I Eat in a Day perché io non mi ricordo al momento qual era in particolare. Allora, già che ci sono, vi faccio anche vedere, diciamo, un paio di cose da bagno che ho preso. Abbiamo preso due pacchettini di Colgate, eccoli qua, quindi due pacchettini di dentifricio. E poi ho preso questo shampoo insomma, per provarlo. Si chiama Ultra Dolce Shampoo Illuminante Camomilla e Miele di Fiore. Allora, il profumo ovviamente ancora non l'ho sentito perché non ho aperto. Buono, il profumo è buonissimo, sa di camomilla, fantastico. Qui c'è scritto che illumina i capelli chiari. Voi vi starete chiedendo, ma perché hai preso uno shampoo per capelli chiari se tu sei scura? E lo scoprirete. Lo scoprirete soltanto seguendomi qui sul mio canale o su Instagram. Ho preso poi un bel paccone maxi formato di lattughino. Adesso che sta iniziando ad esserci anche un pochino di più il sole, siamo tornati a fare anche le nostre insalatone a pranzo, quindi insalata, semi di chia, pomodorini, mozzarella. Seguitemi su Instagram perché lì poi pubblico quasi tutti i giorni il pranzo e di queste ne potete vedere, diciamo, abbastanza perché ce le facciamo molto spesso. Aggiungo sempre un goccio di aceto balsamico o salsa di soia per dare quel sapore in più, quel gusto in più. Poi un bel paccone di mix di verdure, io questo lo amo, lo adoro, solo che l'ultima spesa, avendola fatta a Lidl, vi lascio qui sopra il link perché in realtà ho preso un sacco di cose sfiziose, soprattutto per la colazione, però diciamo che alcune cose un pochino mi mancavano, che erano le cose che io compro di solito, come ad esempio il mix di verdure. Questo semplicemente lo vado a lessare e poi lo vado a ripassare in padella. Le tecniche di cottura già le sapete perché se avete visto i miei ultimi video vi ho fatto vedere tantissime ricette qui sul mio canale. Come il mix di verdura ho preso anche le cime di rapa, sempre da lessare e poi da ripassare. Ovviamente, come in tutte le mie spese, non mancano mai i latticini, quindi iniziamo con questo barattolino di ricotta fresca della Vallelata. Mi piace tantissimo la ricotta da mettere nella pasta con lo speck, ovviamente ho preso anche lo speck. Un pacchettino di Exquisa, anche questa la uso magari per fare le creme, i condimenti per la pasta o anche per il riso. Poi ho preso questa confezione doppia di cubetti di prosciutto cotto, che sono buoni anche da mettere nell'insalata, non solo nell'insalata di riso e nella pasta. E molto spesso, adesso che ci penso, io li metto anche quando faccio le polpette, che ne so, tipo le polpette di zucchine, metto dentro qualche cubetto di prosciutto cotto e danno un sacco di sapore in più, sono ancora più buone. Ho preso anche un pacchettino di limoni, questi sono di Siracusa, che spesso faccio, non so, i filetti di merluzzo alla mugnaia, oppure magari faccio i pancake, mi serve il limone, oppure per i dolci. Poi andiamo avanti, ho preso i bastoncini di mare.
pronti per creare questi da mettere magari nell'insalata di riso per un pranzo comunque veloce da preparare, da portare via. Ve li faccio vedere. Sicuramente sarebbe meglio mangiare magari un filetto di pesce, insomma un altro tipo d'alimento, magari il tonno, però questi qua qualcuno da mettere nell'insalata dà quel sapore in più che a me piace tantissimo. Poi qui abbiamo una bustina con delle zucchine, ragazze, sono semplicemente delle zucchine che io mangio sempre tutto l'anno, non mi dite stagioni, cose, perché spesso mi fate notare questa cosa delle stagioni. No, io non faccio caso alle stagioni, cioè nel senso se una cosa mi piace e la vedo comunque lì esposta e diciamo è invitante, ha un bell'aspetto, io la prendo. E poi qui ho preso questa mega melanzana da fare magari gratinata al forno con patate e zucchine nella friggitrice ad aria, oppure per fare le cotolette di melanzane. Vi lascio qui sopra il link se non le avete mai provate, provatele perché sono troppo buone. Infatti io cerco sempre di prenderla così grande con questa forma, perché poi se decido di fare le cotolette è perfetta perché posso fare tutte fettine, se no se decido di fare un altro piatto è uguale, insomma la forma non è rilevante. Poi andiamo avanti, ho preso sia del grana padano e anche del pecorino, perché sulla pasta, soprattutto il pecorino, mi piace tantissimo. E poi un barattolino di olive snocciolate verdi da mettere sempre, cioè dappertutto in realtà. Non è che anche quando faccio il pesce, magari olive e pomodorini, secondo me ci sta bene, oppure per la pasta, per l'insalata, un po' dappertutto, ecco. Poi qui abbiamo preso questo maxi pacco di Scottex, carta cucina limone, quindi penso che profumi anche un pochino di limone. Tra l'altro abbiamo il porta Scottex che è vuoto da un po', eccolo qua, questo in legno, in bambù, l'ho preso da Teddy, l'ho pagato veramente pochissimo, cioè tipo 1 euro, e finalmente sarà riempito con un rotolo di Scottex perché vi ho detto è vuoto da un bel po'. Ma perché ogni volta mi dimentico di comprarlo, in realtà non è che utilizzo tantissimo lo Scottex, quindi non è una cosa che mi ricordo, ecco. Poi qui abbiamo una confezione di Philadelphia, questa vabbè tanto sicuramente già la conoscete, e qui abbiamo preso un pacco di affettato, all'interno ci sono 2 etti di speck e 2 etti di cotto e 2 etti di arrosto di tacchino. Li abbiamo presi sempre freschi perché sono più buoni rispetto a quelli sotto vuoto, però ce li siamo fatti mettere sotto vuoto, quindi se non riusciamo a consumarli entro qualche giorno comunque si manterranno benissimo, però è il prosciutto del banco, quindi fresco. Allora, di questo vi ho tirato solo su una bottiglia perché in realtà c'è tutta una cassa intera. Abbiamo preso il nostro classico latte che prendiamo sempre, questo della Zimil, buono, digeribile, e niente, utilizziamo sempre questo, prendiamo la cassa, la teniamo su sopra il frigo. Infatti questa settimana, non so se mi seguite su Instagram, ma praticamente per prendere una bottiglia nella mattinata post vaccino, quindi che un braccio ancora mi faceva male, in realtà ancora mi fa male un po', stavo tentando di prendere una bottiglia soltanto con un braccio, quindi con una mano, e praticamente mi è cascata per terra e ho fatto un casino e mi si è svuotata quasi una bottiglia intera per terra, cioè non vi dico, appena sveglia ragazza, a pulire 1 litro di latte per terra, fantastico. Poi vabbè, ovviamente una cosa che non manca mai nella nostra spesa, ma penso che non manchi nella spesa, insomma, di nessuno, è sempre un pacchettino di uova. Ho preso questa volta però il pacchettino piccolino di uova perché in realtà ancora ce n'avevo tipo 3-4 di uova, quindi ho detto vabbè, secondo me basta un pacchettino piccolo, non c'è bisogno di comprarne altre. Vi faccio vedere una cosa che mi ha preso mia mamma, anche se non fa parte della mia spesa, però siccome me l'ha data proprio oggi la metto comunque nello svuota la spesa. Sono del Conad e sono dei muesli croccanti con cioccolato fondente e nocciole. Questi li ho assaggiati da lei, sono buonissimi, quindi ve li posso consigliare perché top proprio, da mettere nello yogurt, nel latte per fare il porridge, ma ragazze anche da sgranocchiare così sono buonissimi. Oggi diciamo vi sto facendo vedere molto anche le cose che non riguardano proprio la sfera alimentare, ma anche i prodotti qui per il bagno, cucina. Ho preso questo maxi formato di Pril, qua c'è scritto fino a 58 lavaggi, e avendo provato tantissimi detersivi, anche se questo è quello che costa di più, costa mi sembra circa 8 euro questa confezione, è quello che mi lava meglio i piatti, quindi alla fine ho deciso di continuare a comprare questo e basta. Abbiamo quasi finito. Ho preso un pacco di patate e un pacco di patate rosse perché quando devo fare le patate al forno, queste rosse sono molto meglio, secondo me sono molto più buone, cioè il risultato è più gustoso. Mentre quando devo fare magari le patate lesse, devo aggiungere a una ricetta qualche verdura, preferisco mettere queste. Quindi diciamo le utilizzo in maniera differente, queste gialle e quelle rosse, ma alla fine ragazze se finisco una utilizzo, cioè, anche queste per fare le patate al forno, ecco, non è che c'è una regola scritta. Semplicemente io compro 2 pacchi e poi quello che succede, succede. Infine ho preso un barattolino di ceci e una confezione di filetti di sgombro. E adesso passiamo ai surgelati. Non li ho dimenticati, quindi adesso li vado subito
subito a prendere. Eccomi qua, allora ho preso il basilico tritato, questo l'ho preso nel reparto congelati, ho provato a tenere una piantina di basilico, infatti ero un sacco contenta, la utilizzavo tantissimo per condire i pomodori, la pasta con il sugo, ma niente ragazzi, è andata, quindi alla fine ho ripreso il basilico tritato, però tra qualche tempo ci riproverò a prendere una piantina. Poi ho preso questi filetti di merluzzo della Frosta, che in realtà è la marca che mi piace di più per quanto riguarda il pesce surgelato, e infine questo pacchettino di funghi misti. Questo qua mi piace tantissimo da cucinare con il macinato oppure con la pasta. L'altro giorno ad esempio ho fatto la pasta con i funghi, ho messo anche un cucchiaino di tartufo, buonissima. Ah, mi sono dimenticata anche di farvi vedere che ho preso questo barattolino di origano. Questo qua lo utilizzo tantissimo quando mangio i pomodori, quando faccio i pettini con i pomodori, lo utilizzo sempre con i pomodori in realtà. Ok cari, allora siamo arrivati al termine di questo svuota spesa. Se vi è piaciuto il video, se vi piace questo genere di video, mi raccomando lasciatemi un like e fatemelo sapere giù nei commenti, o magari lasciatemi anche semplicemente un saluto, almeno ci salutiamo giù nei commenti. Vi aspetto anche su Instagram, mi raccomando, vi lascio qui sopra il tag. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video con una novità, tra l'altro.